Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Nuova settimana in nostra e vostra compagnia. Lunedì 17 maggio, 12:30 minuti. È un nuovo inizio con Good Morning Milano. Sempre qui per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto quello che succede nella nostra città e un po' insomma anche i protagonisti. Protagoniste del weekend sono state sicuramente le ragazze delle squadre femminili di calcio e quindi andiamo subito con Mattia Del Giudice a sapere come è andato questo weekend calcistico. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci dobbiamo, cioè che cosa ci ha riservato il weekend? Festa per Milan finalmente? Esattamente, perché con lo 0-0 con il Sassuolo di questo sabato il Milan è arrivato per la prima volta a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League femminile, quindi un bellissimo traguardo per le ragazze di Maurizio Ganz, che appunto raggiungono per la prima volta dopo 3 anni questo traguardo. L'obiettivo minimo era centrare il secondo posto, è stato raggiunto con una giornata d'anticipo, quindi il prossimo anno vedremo le rossonere in Europa. Insomma, sarà quindi anche una bella vetrina, una bella sfida anche per vedere veramente il livello anche del calcio italiano in confronto a quello europeo, no? Assolutamente sì, infatti negli ultimi anni sicuramente abbiamo visto la Juventus, la Fiorentina fare molta molta fatica in Europa. Adesso il nostro livello si sta un po' alzando, speriamo davvero che il Milan voglia investire sulla squadra quest'estate per accrescere il livello, magari anche di esperienza europea, per poter magari, non dico sicuramente vincere la competizione, ma almeno fare una bellissima figura. E invece l'Inter che figura ha fatto questa domenica? L'Inter, purtroppo per i tifosi nerazzurri, ha perso in casa contro la Florenza San Gimignano, nonostante un primo tempo comunque molto equilibrato. C'era stato anche un palo da parte di Gloria Marinelli, però nella ripresa Cantore e Martinovic hanno punito la squadra di Attilio Sorbi, che ormai già da parecchie settimane comunque ha perso obiettivi, perché alla fine la classifica è quella. Certo, qualche posizione in più avrebbe fatto comodo, anche perché l'Empoli ha perso con la Fiorentina, arrivata purtroppo questa sconfitta con la Florenza San Gimignano, però ormai toglie ben poco, visto che manca solo una giornata al termine del campionato. Infatti, classifica quindi che non cambia molto, però all'ultima giornata, la prossima, c'è ancora qualche verdetto da definire? Manca solo la lotta a salvezza, perché il Pink Bar è ormai già stato retrocesso, c'è ancora un posto vacante tra Napoli e San Marino. Il San Marino ha vinto 2-1 proprio in Puglia contro la Pink Bar questo weekend, il Napoli non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con il Verona, quindi il San Marino ha un punto di distacco dalle campane, e se dovesse arrivare una vittoria e il Napoli dovesse perdere o pareggiare, si salverebbero proprio loro. Prossima giornata con chi giocano i milanesi, mi dicevi? Prossima giornata il Milan festeggerà in casa propria contro il Verona questa qualificazione in Champions. Senza pubblico però, giusto? Senza pubblico ancora. Senza pubblico, siamo in zona gialla, quindi credo che magari qualche giocatore, qualche tifoso fuori dallo stadio ci sarà sicuramente, magari a festeggiare le ragazze, vista la conquista di questa storica qualificazione in Champions League. E l'Inter invece? L'Inter invece sarà impegnato contro la Roma, se non ricordo male. Va bene, dai. Per sapere tutto, essere sicuri di tutto, ricordiamoci però Cartellino Rosa, dove lo possiamo trovare? Siamo un po' ovunque, su Instagram, su Facebook, su YouTube, siamo su tutti i social e poi ovviamente c'è anche il nostro sito dove escono tutte le notizie. Benissimo, allora io ti ringrazio tantissimo Mattia, ci vediamo settimana prossima per festeggiare la fine del campionato e vedremo un po' di cosa ci potrai raccontare poi in vista del calciomercato, in vista dell'estate sportiva, insomma tante altre cose che su Cartellino Rosso. Non dimentichiamoci, scusa Fabio, non dimentichiamoci la finale del Milan di Coppa Italia il 30 maggio. 30 maggio, quindi a fine campionato poi ci sarà questa ultima possibilità ancora per le milanesi di portare un trofeo a casa. Vabbè, staremo a vedere allora. Mattia, grazie mille. Cartellino Rosa, come sempre, su tutti i social lo trovate. Scrivete a Mattia e tutta la sua squadra che giornalmente ci danno conto di cosa succede nel campionato femminile di Serie A e anche B, C, e so che fino all'eccellenza e anche oltre, vero? Assolutamente sì. Prendiamo in considerazione tutte le categorie senza dimenticarci di nessuno. Perfetto. Grazie mille, Mattia. Buona giornata. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Grazie mille a Mattia Del Giudice, Cartellino Rosa, e adesso arriva quel momento che arriva sempre, in cui invece sono le foche parlanti ad entrare nella nostra trasmissione. Si chiama incursione poetica perché è proprio una vera incursione, arrivano
ci parlano e se ne vanno. Quest'oggi un'incursione poetica alquanto singolare. Vediamo se riconoscete o se qualcuno sa di che cosa parlerà oggi a Celia Iona, che lingua è. İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. Ne yaptın tarlanı, nerede hasadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün. Gençlik böyledir işte, gelir gider. Ve kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. Grazie mille da Celia Ionac. Scrivete nei commenti se avete capito la poesia di Acelia, se avete capito che lingua è. Insomma, proviamo a vedere, facciamo un gioco e capiamo se siete così tutti poliglotti come immagino. Questa era l'incursione poetica di oggi delle Foche Parlanti, che ritroveremo anche mercoledì e venerdì, come sempre, Alice e poi Francesca. Entriamo un po' nel vivo della nostra trasmissione. Quest'oggi torniamo su un tema che stiamo seguendo da qualche settimana, che è quello del CPR di Via Corelli. L'abbiamo fatto prima sentendo la rete No ai CPR, poi venerdì nell'ambito di un'intervista con il Naga abbiamo toccato ovviamente anche il tema del CPR, perché il Naga è impegnato anche all'interno del CPR, o meglio è impegnato ad aiutare con gli avvocati, classico lavoro del Naga. Ma sono ben contento quest'oggi invece di poter parlare con chi tutti i giorni lavora all'interno del CPR, con chi tutti i giorni proprio gestisce in maniera vera e propria il CPR di Via Corelli. Sto parlando del dottor Federico Bodo, psicologo e direttore del CPR appunto di Via Corelli, nonché membro di Versoprobo SCS, che è la società che gestisce appunto la società cooperativa che gestisce il CPR. Buongiorno Federico. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, fino adesso ho detto tutto giusto, no? Sì. Perfetto, perché insomma, ecco, questa è una battuta. Scusami. No, no, prego, Federico, dicevo, questa è una battuta per cercare di steppare. Sono due le società che gestiscono il CPR in raggruppamento temporaneo di impresa, sono Versoprobo SCS e Luna SCS. Ok, perfetto. Di cui tu fai parte di Luna, giusto? Sei del consiglio di amministrazione, infatti, di Luna. Allora, facciamo subito appunto, la prima domanda che mi viene allora è proprio è questa. Allora, Versoprobo SCS che cos'è? Versoprobo SCS è una cooperativa sociale, quindi un ente senza scopo di lucro, di tipo A e di tipo B, quindi che fa sia assistenza, attività assistenziali che produzione lavoro. E nasce nel 2009, ci siamo occupati per un periodo di casa appartamento per psichiatrici, case di riposo, servizi mensa per persone indigenti, e dal 2015 invece abbiamo costruito un'ampia progettazione sull'accoglienza migranti, e lavorando, arrivando nell'arco di tre anni e mezzo, a gestire circa 40 centri di accoglienza, oggi meno, dopo i decreti sicurezza la mole di lavoro si è ridotta fortemente, e comunque ne abbiamo ancora in carico circa 20-25 in Piemonte, Lombardia, Veneto e Abruzzo. E parallelamente gestiamo servizi turistico-ricettivi nei litorali liguri, in Puglia e sul Lago Maggiore e Lago di Como. Ecco, questa cosa, spiegami un secondo perché volevo capire, è normale nel mondo dell'SCS di fare così tante attività, nel senso magari appunto avere, voi spaziate dalle strutture ricettive turistiche, avete anche delle palestre se non sbaglio, cose del genere, o comunque delle strutture, e poi la struttura d'accoglienza, ma fate anche ad esempio strutture per l'infanzia, giusto anche? Sì, gestiamo tre asili nido. Ok. Dico, è una cosa che è normale nelle società cooperative avere così tante, diversificare, diciamo, ecco. Ma dipende da qual è il core. Noi abbiamo una visione che è a principale tutela dei soci lavoratori, quindi fondamentalmente noi agiamo sul territorio, sui territori in cui ci insediamo, cercando di portare avanti da un lato delle attività socio-assistenziali su cui facciamo una progettazione importante, dall'altro lato cercare di buttarci in alcune esperienze che non abbiamo mai fatto per metterci in gioco e fare produzione lavoro, quindi impiegare in questa attività persone con delle particolarità, indigenti, disoccupati, okay, disabili, eccetera, eccetera. Che quindi quando parliamo di settore turistiche non devo pensare al lido, ecco, cioè non devo pensare al classico lido, questo immagino, giusto?
Beh, no, in realtà sì, è un classico Lido, noi non siamo per nulla esclusivi, quindi semplicemente nel classico Lido impieghiamo anche persone con delle necessità particolari. Sì, no, però, ecco, quello dice, cioè, il vostro core appunto è quello dell'impiegare una certa tipologia di lavoratori e, come dicevi tu, la produzione di lavoro, giusto? Sì, da un lato e Perfetto. dall'altro fare attività assistenziali. Quello però appunto dei centri di accoglienza per voi è uno dei, forse l'asset principale, non so, è uno di quei business che tengono in piedi la vostra cooperativa proprio forse. Sì, ogni volta che sento parlare di business migranti mi viene un po' la pelle d'oca, Perché? però Spiegami. Bene. sì. Federico, spiegami pure. No, dicevo, chiamarlo business è una parola importante, le persone si immaginano che siamo tutti ricchi su un Ferrari perché gestiamo i migranti. Non è proprio così. Se l'accoglienza la si fa in un certo modo, non si diventa ricchi, ma si fa un ottimo tipo di attività. Quando è che avete vinto, dicevi, il bando per Via Corelli? Adesso è saltato un attimo la comunicazione. Fabio, ti ho Adesso perso. arrivo, no, non ti preoccupare, c'è un attimo di gap, ogni tanto Ok. succede. Dicevo appunto, quando è che avete vinto il bando per Via Corelli, dicevi? Ora ti sento. Ti chiedevo appunto in che anno avete vinto il bando per Via Corelli, mi dicevi prima? Ok. È l'anno scorso. E voi Abbiamo avuto sarete... la prima aggiudicazione a febbraio del 2020, poi la cosa si è tirata avanti a causa Covid, chiaramente. Abbiamo iniziato Ok, attività a fine settembre 2020. infatti, perché questo, voi avete vinto appunto il bando nel febbraio, ma siete entrati, diciamo, proprio a gestirlo a settembre del 2020, vero? Quindi insomma, pochi mesi. E lo gestirete fino a quando? Il bando fino a quando? E un anno esatto, la nostra convenzione scade il 6 settembre 2021. Perfetto. Perché? Allora, adesso faccio la domanda quella difficile: perché gestire un CPR? La domanda è molto difficile. Allora, noi ci siamo. La risposta è stata complicata, vedo però. Adesso vediamo, Federico, ti abbiamo perso un attimo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nel caso chiedo, regia, tirate giù e ritirate su la chiamata a questo punto, lo facciamo prima. Sì. Pira, torna pure su di me. Ah no, eccolo, ecco. Ok, Federico, scusa, ti abbiamo perso per un attimo. Mi chiedo scusa, è Colpa saltata la nostra. No, connessione. no, colpa nostra, colpa nostra. Dicevo, Dicevo, perché? perché le sfide non ci dispiacciono e perché girando nel mondo dell'accoglienza, avendo preso atto ormai da anni il fatto che c'è una legge in Italia, che è la legge Bossi-Fini, che istituisce un reato di clandestinità, ci sono anche strutture che mirano a espellere le persone dal territorio, strutture che hanno cambiato nome nel corso del tempo, ma che non hanno mai cambiato finalità. Ci siamo detti semplicemente, facendo un minimo di ricerca, che queste strutture spesso e volentieri vengono gestite da enti non propriamente socio-assistenziali come il nostro, ma che si occupano di carceri, vigilanza armata, cose del genere, vigilanza non armata. E noi ci siamo semplicemente posti l'obiettivo di provare ad impostare un lavoro all'interno del CPR Corelli, quindi da zero, in un CPR, che non era ancora aperto. Che puntasse al sociale, con l'obiettivo principe di fornire a tutte le persone ospitate all'interno del CPR, trattenute all'interno del CPR, uno strumento in più nel momento in cui dovessero uscire o sul territorio nazionale come illegali o dovessero rientrare nel proprio paese d'origine. Sono tutte domande un po' difficili, te lo dico Federico, ma insomma, sei ben preparato, lo so, quindi non hai problemi. Puoi dirmi cosa ne pensi però del CPR come struttura di detenzione amministrativa? Posso dirti che mi immaginavo altro, mi immaginavo una struttura che avesse anche a livello normativo uno spazio di manovra in modo tale da perseguire l'obiettivo di cui ti ho appena detto. Ok. Ci siamo sfortunatamente resi conto nel corso dei mesi passati che questa cosa non è possibile. Il capitolato di gara è molto proibitivo, lo sforzo economico che noi stiamo facendo va ben oltre quello che è previsto dal capitolato di gara, quindi noi fondamentalmente possiamo metterlo anche nero su bianco, stiamo perdendo denaro nel momento in cui gestiamo il CPR di Via Corelli, perché abbiamo strutturato un servizio che doveva essere migliore rispetto a quello previsto dalla normativa. E, quindi
Quindi ci aspettavamo altro, ci aspettavamo di poter incidere maggiormente sulla gestione di questo tipo di posto e devo dire che ci siamo riusciti solo in parte. E quindi cosa penso oggi di Via Corelli? Che è una struttura che se non cambia normativa è quasi impossibile da gestire al meglio e quindi nella totale tutela dei diritti delle persone. Motivo per cui noi non partecipiamo all'attuale gara e al 6 settembre chiuderemo la nostra collaborazione di Via Corelli. Perché appunto, perché molti, Federico, molti parlano di luogo quasi al limite della tortura, altri dipingono i CPR come dei lager, altri come delle galere illegittime per persone che non hanno compiuto reati. Tu come le definireste a questo punto? Allora, a me sembra tutto un po' esagerato, perché allora vi assicuro e ve lo posso assicurare, e da parte nostra non c'è mai il bisogno di negare l'accesso al CPR da nessuno, non abbiamo niente da nascondere. Dentro il CPR ci sono, ma siete voi che decidete chi entra? Due persone. Federico, come? Ma siete voi che decidete chi entra? No, 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 assolutamente no, è la prefettura e la questura. Ah, ok. All'interno del CPR oggi ci sono 52 persone che al momento dell'arrivo vengono visitate e prese in carico dal nostro ambulatorio interno. Ogni giorno vengono loro forniti pasti mai scaduti, ci tengo a sottolinearlo, non è mai successo che si consumasse un pasto scaduto, anche perché la nostra società fornitrice ci fornisce oggi il pasto con scadenza di un giorno e mezzo praticamente. Quindi è impossibile per noi fornire i pasti scaduti, li abbiamo ogni giorno contati per le necessità. E al momento dell'accesso gli viene erogato il kit di primo ingresso, vestiario, effetti letterecci, il kit di igiene con cui possono provvedere alla propria igiene personale e vengono seguiti 24 ore su 24 l'erogazione dei beni di prima e seconda necessità. Con seconda necessità intendo anche per esempio le sigarette, snack, abbiamo un piccolo spazio interno che fornisce snack dolci e salati per chi volesse comprarli. E non è un lager per il semplice fatto che non ci sono lavori forzati, nessuno obbliga nessuno a fare niente. Il punto cardine, su cui anche noi abbiamo dei grossi dubbi, è il fatto che queste persone comunque siano trattenute per il semplice fatto che non hanno i documenti. E dico, considerato che esiste un reato di clandestinità istituito ormai all'inizio degli anni 2000, che deve prevedere necessariamente anche una modalità di espatrio di queste persone, e non sto esprimendo un'opinione in merito, è solo lo stato dei fatti. È tra virgolette normale che esistano strutture di questo tipo, esistono in tutto il mondo, non è che ci sono solo in Italia, in tutti i paesi esistono e danno la stessa forma, chi più chi meno, più pubblico meno pubblico, ma ci sono. Il problema è quando questo meccanismo di rimpatrio rallenta vertiginosamente e quindi persone che magari potevano stare qui una settimana, due settimane e poi essere rimpatriate ad oggi rimangono qui magari anche 3-4 mesi in attesa di essere rimpatriate, trattenuti in una struttura di detenzione amministrativa per il semplice fatto che non hanno dei documenti. Questo provoca disagio importante. Parlando di disagio, dottor Bodio, adesso la chiamo dottore perché parlo allo psicologo in questo momento, so che l'hai detto anche più volte, in vari anche post, nelle poche volte che qualcuno è venuto a chiedervi la vostra, tu stai facendo una vera e propria battaglia contro l'uso degli psicofarmaci all'interno della struttura. Appunto, l'hai dichiarato più volte e quindi ti faccio due domande però. La prima è come va questa battaglia. La seconda però è perché c'è un uso così massiccio di psicofarmaci tranquillanti all'interno dei CPR, perché so essere in generale non solo una prerogativa di Milano. Allora, alla prima domanda ti rispondo che sta andando abbastanza bene, perché essendoci seppure rallentato però un ricambio delle persone all'interno del CPR, cerchiamo da subito di impostare un sistema un po' meno tranquillante, non so come metterla, quindi meno con uso di pastiglie più con la parola. L'uso di pastiglie non è favorito dai nostri medici, infermieri, dai nostri staff, è estremamente richiesto da parte degli ospiti. Perché? Per due motivazioni. La prima è che una buona parte della popolazione che viene inserita nel CPR ha un passato o anche un presente di tossicodipendenza.
E quindi queste persone mirano a passare il tempo all'interno di questa struttura facendo uso di sostanze, fondamentalmente. E la linea di confine, la possibilità del medico di decidere fin dove c'è la necessità e fin dove subentra invece la voglia, la mera voglia e l'astinenza, è molto complicato. E qui ti apro una parentesi enorme. Noi sono mesi che facciamo una battaglia con la prefettura e con gli enti locali, perché questo posto non si può gestire senza l'apporto di chi si occupa specificatamente della cura delle tossicodipendenze e allo stesso modo senza un'accoglienza psichiatrica, quindi dei medici psichiatri. Parliamo del CERT, ATS, CERT, così dici? Ok. Esattamente, cosa che non è prevista da niente nessuno, E cioè sono voi previsti. volendo, fammi capire una cosa, Federico, ammettiamo, cioè, il protocollo non prevede l'ingresso appunto di ATS e CERT per queste cose. No, il protocollo prevede esclusivamente in modo molto vago che si facciano delle convenzioni con ATS, con eventualmente strutture sanitarie Ecco, voi non potete territoriali. farle però queste convenzioni, non riuscite a farle, come funziona? Ok. No, ci deve essere, è la prefettura che deve attivare le convenzioni Quindi non è il con gli enti gestore, locali. non è il gestore. Noi come ente privato abbiamo attivato le collaborazioni con enti privati, quindi con l'Opera San Francesco, e adesso insieme alla prefettura stiamo attivando una collaborazione con lo SMI di Via Ventura, sperando di ricevere i finanziamenti, loro sperando, perché non li mettiamo noi, dalla regione. Perché il problema fondamentale è che in questa struttura, a livello normativo, malati psichiatrici non ci possono stare. I nostri medici generici non hanno, la totale competenza per definire e diagnosticare una persona dal punto di vista psichiatrico, quindi tante volte i nostri medici si devono prendere la responsabilità totale di togliere l'idoneità alla vita in comunità ristretta a persone che sono magari comorbidi, in parte tossicodipendenti, in parte magari con un'organizzazione di personalità particolare, ma è molto difficile diagnosticarli senza averne le competenze. E sul fatto che si viva male lì dentro, invece no, non è quello il motivo anche No, per ecco, cui. arrivavo, scusa, alla seconda Ah, ok. parte, e cioè alla seconda categoria di persone che col passare del tempo comincia a sviluppare magari la difficoltà nel dormire, sintomi ansiogeni, per ora in maniera abbastanza leggera, ma certamente vengono amplificati da una struttura di reclusione. E qui torno al punto precedente, lo Stato deve essere in grado di rimpatriare per non creare patologie all'interno di questi posti. Questo posto però tu dicevi non è come te lo immaginavi, no? L'hai detto prima, non è come pensavate, anzi vi siete trovati limitati proprio anche nel poter lavorare perché non è quello che pensavate. Allora ti chiedo se per voi c'è qualcosa che si può migliorare appunto nei CPR, nei due, diciamo, su due fronti, prima proprio sull'idea di CPR e secondo sulla gestione, cioè se darvi un maggior potere, maggior libertà, darvene di più, darvene di meno, non so, quello dimmi tu come potrebbe essere, se si può migliorare, che Ma cosa va migliorato dei CPR? è assolutamente fondamentale, cosa che non è stata fatta nell'ultimo bando e spero che venga presa in considerazione in futuro, che se si decidesse per il mantenimento di questo tipo di strutture, in primis si riducano estremamente i termini di permanenza, perché già il ministro Lamorgese ha già ridotto da 180 giorni a 90 giorni. I 90 giorni diventano sempre 120, bene o male, se non c'è possibilità di rimpatrio. Dovrebbero essere ridotti a massimo, massimo, massimo 30 giorni senza possibilità di proroga, perché oltre un mese qua dentro effettivamente c'è una buona probabilità di sviluppare patologie. In più, come dicevo, l'ente gestore deve essere in grado di avere a disposizione tutta una serie di convenzioni e figure professionali specifiche per gestire l'eventuale patologia, soprattutto per quel che riguarda, come dicevo prima, la patologia psichiatrica che va diagnosticata per fare in modo che le persone che dimostrano patologia non stiano qua dentro e l'eventuale emersione di tossicodipendenza, cose del genere. E quindi dal punto di vista medico e sanitario ci vorrebbe un apporto molto maggiore e certo è dispendioso, lo capiamo perché ce ne facciamo carico in primis noi. Però se l'ente appaltante riuscisse a mettere a budget per l'ente gestore anche questa parte di spesa,
nessuno si rifiuterebbe di mettere a disposizione uno psichiatra 4 ore al giorno all'interno della struttura, per dire. Invece così siamo a rincorrere il privato sociale nel settore terziario, che ci dia una mano a gestire situazioni che non sono tenuti a gestire. Queste sono le direttrici principali. Questi bandi non sono, come diceva l'avvocato Motta a suo tempo, bandi a aste al ribasso sui servizi, sono aste al rialzo sui servizi, sono al ribasso sull'offerta economica. Okay. Questo crea un po' un cortocircuito. Non è possibile pensare di gestire in appalto queste strutture come si gestiscono i centri di accoglienza. Sono una cosa totalmente diversa. E per ultimo ti dico, lo Stato e gli enti statali si vergognano di assimilare questi posti a strutture carcerarie, ma effettivamente devono smettere di vergognarsi, perché lo sono al 100%, o modificano la normativa. Mi stai dicendo che state gestendo a tutti gli effetti un carcere voi, in un certo senso? No, perché non abbiamo i mezzi per gestirlo. Ah, okay. Quindi stiamo gestendo una struttura di reclusione giorno per giorno, cercando di favorire al 100% come obiettivo principe il benessere degli ospiti della struttura, anche a scapito nostro. Io dormo 3 ore a notte più o meno da quando gestisco questo posto, per dire. Allora, l'altra annosa questione è stata quella, ad esempio, sull'isolamento però di alcuni dei detenuti. A questo punto potrebbe quasi chiamarli, no, degli ospiti li chiamo, va bene? Trovi legittimo, ad esempio, che all'ingresso della struttura vengano privati degli oggetti personali e soprattutto del famigerato e importantissimo cellulare? Dipende dagli oggetti. Allora, dentro la struttura c'è un alto rischio di atti autolesionistici ed eterolesionistici, quindi che vengano privati degli oggetti che possano fare del male a se stessi o ad altri, al momento lo trovo giusto. Il cellulare, per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre detto anche alla prefettura e alla questura, oltre che agli avvocati, che per noi non c'è nessun problema a far sì che li tengano dentro i settori. Non abbiamo niente da nascondere. Dalla questura alla prefettura ci è stato imposto, per ragioni di sicurezza legate alla tutela della privacy delle altre persone e alla prevenzione di atti vandalistici di rivolta esterni e interni, di far utilizzare il telefono, secondo un'ordinanza del tribunale che è arrivata circa un paio di mesi fa, quindi in luoghi privati e dedicati a quell'uso. Tutti i giorni tutte le persone hanno la possibilità di telefonare in un certo arco orario. Okay? Per rispondere alla tua domanda, nello specifico sui telefoni, noi eravamo d'accordo nel lasciargli i telefoni come fanno altri enti in altri CPR. Tipo perché sulla questione del telefono, insomma, è nata una grande bagarre, perché si dice appunto, i telefoni ci sono però pochi, per poche ore al giorno, le telefonate alcune sono gratuite, alcune vanno fatte invece a pagamento. Come funziona? Spiegaci bene questa parte, perché su questo... Allora, attualmente c'è la disponibilità, noi mettiamo a disposizione un telefono nostro senza telecamera, uno per ogni settore, durante 4 ore al mattino, dalle 9 all'1, in modo tale che ognuno di loro, mettendosi d'accordo, può fare le telefonate nazionali, quindi sentire eventuale famiglia, se ce l'ha, sul territorio nazionale, avvocati e enti generali. Nel pomeriggio invece, dalle 3 alle 8, gestiamo le chiamate internazionali e le chiamate col telefono di proprietà. Quindi 4 per volta in realtà gli ospiti vengono fatti uscire e vengono posizionati in un settore dedicato. Gli viene consegnato o il loro telefono, se vogliono telefonare con il loro telefono, oppure il nostro telefono con delle tessere internazionali a pagamento, che loro possono comprare tramite Pocket Money o se hanno dei fondi loro qua presso il centro, e effettuano le telefonate internazionali o verso la famiglia con il proprio telefono. Il tempo è limitato? Sì, è impossibile gestire le telefonate in questo modo se non dando dei tempi, quindi tendenzialmente la regola sarebbe 20 minuti a ospite, ma di solito siamo intorno alla mezz'ora per ogni ospite al pomeriggio, la mattina si gestiscono da soli. La mattina però, adesso ti dico quello che mi hanno detto alcuni, dicendo che il problema della mattina è che gli avvocati ad esempio non rispondono perché sono in tribunale, quindi è complicato. Ti chiedo, Federico, non si può fare qualcosa per migliorare questa situazione? Non so, cosa possiamo fare anche noi per cercare magari di aiutarvi, di poter dare una mano per cercare di migliorare questa situazione, soprattutto di comunicazione tra l'interno e l'esterno della struttura?
Ma tieni conto che qualunque ospite ne faccia richiesta può telefonare all'avvocato anche nel pomeriggio, addirittura la notte, cioè se noi abbiamo messo come regola delle tempistiche, ma non neghiamo a nessuno se alle 9 di sera un ospite dice oggi non sono riuscito a chiamare l'avvocato perché non rispondeva, mi ha detto di chiamarlo alle 9. Noi gli diamo il telefono e lo facciamo telefonare. Come si può migliorare la situazione? Bisognerebbe fare in modo che la prefettura e lo Stato, come succede in altri CPR, metta dentro i settori delle cabine telefoniche che loro possano utilizzare, chiaramente a pagamento, però io un'altra soluzione al momento, Federico, se considerata qualcuno l'opinione non ha un sull'indipendenza, avvocato, come può è la soluzione. fare? Se qualcuno non ha un avvocato, ad esempio, all'interno, sappiamo ad esempio che ci sono associazioni fuori che hanno avvocati disponibili a, come lo sanno chi è dentro, che ci sono queste realtà? No, allora noi per legge non possiamo consigliare avvocati esterni. Noi all'ingresso ad ogni ospite consegniamo una lista di avvocati che con gratuito patrocinio che ci viene consegnata dall'ente statale. Quindi loro possono attingere da quella lista assolutamente. Se hanno un avvocato loro possono nominare un loro avvocato di fiducia. E se qualche compagno, amico all'interno del centro, collega, gli dà un riferimento e loro vogliono prendere quell'avvocato lì, per noi non c'è nessun problema, gli facciamo fare procura, contattiamo l'avvocato. Non c'è problema di difesa, la difesa viene operata D'ufficio. per tutti quanti, noi siamo in costante contatto con tutti gli avvocati. Dicevi prima in realtà che siete anche con avvocati di alcune associazioni. Guarda, io qua ho un numero, no? Non so se lo conosci questo numero qua. Io se vuoi ti ho anche fatto la versione in PDF, se vuoi te la mando. Mi sarebbe bello se si può, ti chiedo a te se è possibile, stamparlo e metterlo sopra il telefono, è possibile? Ad Ma esempio? è il numero di un avvocato o il numero del È il numero centralino del del centralino del Naga? Naga. Ah, ma il numero del centralino del Naga noi l'abbiamo già fornito, Ce comunque l'avete? non c'è problema. Sei sicuro? Perché mi hanno detto che hanno difficoltà a chiamare, mi hanno detto. Ma a me sembra strano, dopodiché possiamo anche metterlo come cartello Guarda, io te l'ho interno. preparato se vuoi. L'ho fatto senza loghi, senza niente, così che non si sa neanche che cosa sia. È scritto in 4-5 lingue, l'ho fatto io con Google Translator, mi sono messo lì. L'ho fatto proprio per cercare di aiutarvi in realtà. Io Certo. te lo mando allora, eh. Se per le forze dell'ordine non è un problema, per noi non è mai un problema, Ecco, nel caso se assolutamente. chiedono, tu non mi hai mai visto. No, scherzo, scherzo, dai, questa è una battuta. Cioè, No, nel caso mi impedissero di affiggere per dire o consegnare il foglio agli ok. ospiti, ve lo faccio sapere. Guarda, sarebbe benissimo. E proprio anche di questo volevo chiederti, che rapporto avete, appunto, con le forze di polizia e con il ministero? C'è un rapporto quotidiano, vengono fatti dei rapporti, c'è un registro sugli eventi che avvengono al CPR, che cosa viene richiesto dalla normativa e cosa fate voi per cercare appunto di avere un colloquio con loro? Un colloquio, Ma un no, rapporto, vabbè, scusa. noi con le forze dell'ordine lavoriamo giornalmente 24 ore su 24, il rapporto è buono, siamo in costante contatto sia con i dirigenti della questura che col commissario di Lambrate che gestisce quotidianamente la turnazione. La convivenza è civile, ogni tanto ci si scorna, ma è normale, nel senso che magari l'ispettore in turno vuole dare precedenza a una procedura rispetto che un'altra, ma noi siamo l'ente gestore, noi ci impuntiamo un po' perché la terapia ha precedenza sulla consegna del pasto, per dire, abbiamo una scala di priorità. Detto questo, il rapporto è buono. Non abbiamo mai avuto grossi problemi, abbiamo fatto finora una sola segnalazione alla prefettura. Il registro eventi critici c'è, l'abbiamo istituito noi, ma è un registro molto basilare in cui giornalmente scriviamo se succede qualcosa di È particolare, eccetera. richiesto la normativa o l'avete fatto di vostra spontanea volontà? No, la normativa non prevede un registro eventi Ok. critici, l'abbiamo costruito noi anche su consiglio del Garante Nazionale dei Detenuti, perché dopo un po', inizialmente secondo noi non era necessario perché non avevamo un'alta incidenza di eventi critici. Col passare del tempo e con il mancato rimpatrio di diverse persone, la permanenza qua dentro aumenta il numero di eventi critici durante la settimana. Sulla vostra pagina Facebook ho visto un bellissimo post, cioè tantissimi post molto interessanti, ad esempio sulla lotta al caporalato e tutto, ma ad esempio ne ho trovato uno molto interessante dell'ottobre del 2019,
dove avete riportato un bellissimo pensiero di Daniela Baldassarre, in cui smonta un po' questi luoghi comuni, no? Del migrante che sarebbe solo giovane e muscoloso con il cellulare, dove appunto dice è solo quello che arriva, il muscoloso giovane col cellulare, perché gli altri muoiono in mare, bambini, donne e meno muscolosi. Come fa una realtà come la vostra a far convivere quindi queste due anime? Mi viene da dire, cioè, mi sembra molto difficile, no? Quasi un'incolmabile dicotomia riuscire a far convivere queste due anime all'interno della vostra cooperativa. Come fate? Una parte te l'ho spiegata in principio, e cioè noi avevamo un obiettivo all'interno del CPR che, come ti ho detto, siamo riusciti a perseguire solo in parte a causa dei vuoti normativi di questo posto. La risposta alla tua domanda è che non parteciperemo più al nuovo bando. Ok, E beh, ma questa quindi già. Dico, abbandoniamo dopo un anno l'area CPR, ci questa è una continuiamo a notizia, come si dedicare dice in questi all'area casi. accoglienza. Questa è una notizia, quindi voi ufficialmente non correte al prossimo bando. Dite no. No. Sul vostro sito, invece, sempre ho visto che insomma, siete tutti molto giovani all'interno, no, della vostra società cooperativa. Anzi, dalla foto che ci avete sul sito sembrate anche belli, eleganti e determinati, mi viene da dire. Quindi, perché impelagarsi nel mondo della cooperazione sociale, delle cooperative sociali e non diventare i soliti imprenditori di se stessi, aprire la classica startup da under 30? Come mai? Ma guarda, la risposta, vorrei dire che è stata tutta una mia idea, non è vero, io arrivo a VersoProbo nel 2015, ma VersoProbo nasce da una bellissima idea di pochi ragazzi, tra cui il presidente attuale di VersoProbo, Islao Patriarca, che volevano a tutti i costi lavorare nel campo sociale. E con una minima esperienza, con una progettazione importante, il coinvolgimento anche di università sulla progettazione, noi abbiamo anche collaborato con la Cattolica di Milano, per dire, e soprattutto col professor Maurizio Ambrosini, abbiamo avuto un lungo periodo di progettazione. Abbiamo deciso di occuparci di sociale perché la nostra vision e un po' anche mission è quella di fare del bene a noi e agli altri. Torniamo invece un po' all'attualità, Federico. La situazione Covid com'è invece all'interno del CPR in questo momento? Come viene gestita? Sembrerebbe ci sia un caso, è uscita fuori questa notizia, ti chiedo conferma di questa cosa. E poi, che voi sappiate, ma è stata usata la scusa della quarantena per tenere in isolamento degli ospiti? Allora, la prima domanda, sì, è vero, abbiamo un caso sospetto, purtroppo a un primo tampone rapido è risultato positivo, ma non riusciamo ad averne conferma perché la maggior parte degli ospiti si rifiuta di fare tamponi, perché di solito il tampone è un preludio al rimpatrio, quindi è difficile che si sottopongano alla procedura. Ok. Attualmente abbiamo quindi un ospite in isolamento, in attesa dei 10 giorni di quarantena che scadranno in realtà tra un paio di giorni. Isolamento cosa vuol dire? Non è una cella di isolamento, è una stanza con bagno privato, adeguata, che in realtà sarebbe una stanteria dell'infermeria, che è stata adeguata allo scopo. E il settore in cui era trattenuto quell'ospite lì è attualmente in quarantena e che si scioglierà tra un paio di giorni. Questo cosa vuol dire? Che gli vengono erogati tutti i servizi previsti dal bando capitolato, semplicemente con i necessari dispositivi di protezione individuale, e al termine di questa quarantena potranno Chiaro. ricominciare le visite dei parenti che ad oggi sono per tutela sospese. Mai è stato ipotizzato di mettere in quarantena persone che non si sottopongono a tampone o che, cioè, non è mai stata usata come scusa da parte Ecco, di diciamo nessuno, proprio, ecco, anche no. perché non abbiamo una struttura di isolamento, come ti ho appena detto, c'è cioè una stanzetta con bagno privato, eccetera, eccetera, Capito? che Federico, mi confermi che abitualmente. questa cosa, cioè non esiste all'interno, diciamo, delle celle di isolamento, non esistono. No, assolutamente, ogni settore è fatto Però. uguale, ogni settore ha una sala mensa, un cortile esterno e la zona notte dove Adesso ci sono Federico, le stanze da quattro persone. ti chiedo di mettere un attimo invece nei nostri panni, no? Nei nostri panni di giornalista. Come possiamo fare a parlare di questa struttura, nel bene e nel male, cioè parlarne sia positivamente che negativamente, se è impossibile venire a entrare a vederla, se è impossibile sapere cosa succede lì dentro? Cioè, è più facile andare a San Vittore o a Opera piuttosto che
perché? sicuramente più facile andare a San Vittore, ma non ti so dire il perché, come ti ho detto, da parte nostra non c'è nessuna decisione in merito e noi siamo pronti ad accogliere chiunque. Abbiamo avuto delegazioni a parte del Garante nazionale, il Garante locale, l'UNHCR, la prefettura, delegazioni politiche, anche una delegazione del Consiglio Comunale di Milano è venuta in struttura e noi, a parte che non ne abbiamo titolo, ma mai ci sogneremmo di opporci. Gestisce tutto la prefettura insieme alla questura. Io, se volete farlo presente, noi non abbiamo nulla in contrario Va che bene, già. nessuno vi entri Va dentro, bene. assolutamente. Beh, grazie Cosa anche potete fare voi comunque. come giornalisti? A me piacerebbe per una volta vedere un'inchiesta fatta su base legislativa. Questo servizio ha dei vuoti normativi enormi, quindi Spiega un bene questa cosa, giornalista Federico. In che senso? Spiegami come? bene. Spiegami bene questo passaggio. In che Ti ho senso? perso? Allora, giustamente dicevi che venga fatta un'inchiesta su base normativa. In che senso? Cosa intendi? Intendo partire dalla base normativa, quindi cosa prevede la legge e che cosa si è persa la legge, magari anche con l'aiuto di chi questi posti li ha gestiti o li sta ancora gestendo, con l'aiuto ovviamente di avvocati che se ne occupano. Noi abbiamo avuto anche un appuntamento con una clinica legale di Milano settimana scorsa che è stato molto interessante, anche loro molto interessati a capire quali sono i vuoti. E far presente sicuramente alle istituzioni competenti qual è il vuoto normativo da riempire e cosa si deve cambiare. Se l'informazione deve passare da questo a questo punto, forse si ottiene un risultato. Noi faremo, appena terminerà il servizio, faremo una conferenza stampa in cui parleremo approfonditamente E allora ti chiedo, di ultime due domande, Federico, che rapporti avete invece con la rete NoCPR, con le associazioni come Naga e tutte le altre associazioni che appunto ruotano all'esterno, diciamo, della struttura e che chiedono però di dare conto di quello che succede lì dentro. Che rapporti avete? Ma allora, con il Naga in particolare, ha diversi avvocati che si occupano di diversi nostri ospiti e devo dire che abbiamo da parte loro ricevuto spesso e solo complimenti, non mi sembra di aver ricevuto critiche e cose del genere. Purtroppo con la rete NoCPR e con le associazioni che ne fanno parte non abbiamo nessun rapporto perché nessuno si è mai prestato a chiedere la nostra opinione o il nostro punto di Dai, vista in fate, merito. Federico, Mi è fate il primo spiaciuto. passo, dai, fatelo voi il primo passo, allora, va Ma bene. noi l'abbiamo, Fabio, mi dispiace, ma noi l'abbiamo già fatto, perché noi in più di un'occasione, anche alle reti a Vercelli che hanno iniziato a darci contro per la gestione di questo posto, noi abbiamo proposto più volte di incontrarci, dire la nostra, provare a spiegare. Mi dispiace, ma nessuno ci ha mai ascoltati, nessuno ha mai voluto ascoltarci. E sono molto amareggiato per questo, perché come spero si sia Vabbè, dai, visto nel durante nostro anche piccolo abbiamo queste inchieste. cercato di farvi comunicare questa volta almeno. Nel Ok, nostro sì, piccolo abbiamo di cercato un questo ti minimo ringrazio perché per anche i nostri comunicare. Se poster volete, rispondono sempre in modo molto critico. Ma... io mi metto in mezzo un po' come un don Abbondio, non so, trovate voi un arbitro che possa servire e cerchiamo di farvi comunicare volentieri perché insomma, ricordiamo sempre che tutto questo è per il bene di quelle attualmente 56, dicevi? 52. 52 persone che comunque sono recluse in una struttura che, come anche tu dicevi, appunto ha delle carenze proprio nell'idea proprio della creazione, diciamo, proprio strutturali all'inizio, nel senso non strutturali della struttura. Ultima domanda, ti chiedo che cosa non ti ho chiesto, che invece avrei dovuto chiederti e cosa vorresti dire ad alta voce prima di chiudere la nostra chiacchierata? No, sono contento che tu non mi abbia chiesto se sono vere le voci sui pasti scaduti, sulle condizioni fatiscenti della struttura, eccetera, eccetera. Ti rispondo comunque perché sono provocazioni che ci vengono spesso fatte, è davanti agli occhi di chiunque riesca ad entrare purtroppo qua dentro. Noi facciamo pulizie tutto il giorno. Non c'è nessun problema di igiene né di pasti scaduti o cose simili. Il nostro servizio, forse avresti potuto chiedermi dal punto di vista dei servizi erogati, quindi assistenza sociale, assistenza psicologica, assistenza sanitaria, assistenza di informazione normativa, come siamo organizzati, perché ci stiamo mettendo il cuore, ma lo lascio in sospeso con la frase che ci stiamo mettendo il cuore in questa parte qua. Cosa vorrei dire ad alta voce? Vorrei dire che noi
vorrei davvero poter dire di aver raggiunto un obiettivo che ancora in realtà non abbiamo raggiunto, ma ci stiamo mettendo l'anima per cercare di fare del bene per le persone che sono qua dentro. È il nostro obiettivo primario. Qualunque associazione, soprattutto dal punto di vista sanitario, che voglia e possa darci una mano, è benvenuta. Il privato sociale spesso si sostituisce a quello che dovrebbe essere lo Stato. Noi stessi abbiamo fatto, pubblicheremo poi i bilanci di quanto abbiamo perso con questo appalto e stiamo facendo uno sforzo. Se qualcun altro vuole aggiungersi e fare uno sforzo, è benvenuto. Federico, io ti ringrazio davvero tantissimo. Credo che oggi abbiamo fatto un ottimo. Questa volta mi do la pacca sulle spalle da solo, voglio darvela perché credo che abbiamo fatto veramente un bel servizio per cercare di far capire un po' meglio quello che appunto è una questione complicata, l'hai detto anche tu, molto difficile, che non doveva essere così. Mi ha colpito molto il fatto che voi stessi vi siete trovati di fronte a una realtà che non è quella che vi aspettavate e che infatti abbandonerete appena possibile. E quindi insomma, grazie davvero Federico per quello che ci hai raccontato oggi. Qualsiasi cosa, noi siamo qui, davvero, prima ho detto come un Don Abbondio, voglio dire come un Don Camillo, io mi metto in mezzo invece a cercare di aiutarvi a comunicare e quindi volentieri, quando volete, noi ci siamo. Sì, questo lo sto dicendo a te Federico, lo sto dicendo alla rete NoCPR, al Naga, a tutti coloro che appunto ruotano intorno al CPR di Via Corelli. Fabio, ti aggiungo solo in chiusura una piccolissima cosa. Tu hai il mio numero di telefono e la mia mail. Non esitare a darlo a chi lo volesse. Io sono tutti i contatti pubblici, rispondo al telefono 24 ore su 24 e alle mail tutti i giorni, quindi sono a disposizione. Grazie mille, anche questa è una bella misura di quanto la trasparenza almeno cercate voi di averla, a differenza magari della struttura che ahimè non riesce più di tanto a far trasparire, ma almeno voi come gestori la cercate. Grazie mille Federico, davvero. Grazie ancora, vi ringrazio, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata Federico Bodio, psicologo e direttore del CPR di Via Corelli e lo ringrazio davvero tanto per quello che ci ha raccontato oggi. Quello che viene fuori è ancora però un grande silenzio alla fine, nel senso che l'avete sentito. Coloro che hanno preso in mano la gestione di questa struttura si sono trovati con una struttura che non è quella che immaginavano di poter gestire. Tante idee, anche nobili, da parte della cooperativa sociale che voleva gesti che vuole gestire, che sta gestendo, perché di legge poi deve gestirlo in questo momento il CPR, ma non può fare quello che vuole. Ma quello che fa più rumore è come sempre il silenzio. Allora io chiedo alla famosa Compagnia del Silenzio, ormai l'ho voluta chiamare così, la Compagnia del Silenzio, eccoli qua, il sindaco Sala, il Monsignor Delpini, il nostro arcivescovo, e a Federica Roggiani, in quanto, non me ne voglia la segretaria del PD milanese, ma in quanto maggior partito di sinistra, credo di poterlo ancora dire, no? Mi auguro che non si vergognino di dire di essere a sinistra qui nel PD, quindi insomma, maggior partito di sinistra che dovrebbe avere a cuore queste tematiche. Io chiedo ai tre della Compagnia del Silenzio, con massimo rispetto e anche un po' di goliardia nel chiamarli la Compagnia del Silenzio, vi chiedo perché non dite nulla sulla questione del CPR di Milano. Sappiamo benissimo che non è di competenza di nessuno dei tre, rivediamoli Pier, ragazzi, non è di competenza del sindaco Sala, non è di competenza del Monsignor Delpini, non è competenza di Silvia Roggiani del PD, ma vi chiedo, in quanto uomini, mi auguro, di uomini e donne, scusami Silvia, di libertà e di democrazia, vi chiedo di dire la vostra, per favore. Grazie mille davvero a tutti voi che ci avete seguito, noi saremo sempre qui, scriveteci nei commenti, le nostre email le sapete, siamo qua, come sempre, per raccontarvi Milano, la città metropolitana. Io vi ringrazio tanto per averci seguito, vi do appuntamento a mercoledì con un'altra puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.